Mie care ombre, bentornate su The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Direi di non perdere tempo perché sappiamo quanto possono essere lunghi questi dungeon. Infatti siamo nel secondo dungeon, intendo grosso, e quindi nel secondo squarcio grosso, bello importante, anche se la scorsa volta ne abbiamo comunque richiuso uno un pochettino più piccolo, insomma guadagnandoci la fiducia della matriarca e delle Gerudo stesse. Ma adesso, Sacrario... Gerudo, siamo pronti. Come vedete ci sono sempre le solite due mappine con piano terra e primo piano, e quindi andiamo a risolvere gli enigmi, i puzzle e a sconfiggere l'eventuale boss della zona. Tra l'altro sono molto curioso di sapere, e secondo me sì, se ci sarà un altro Link con un'altra abilità. Molto possibile, visto che abbiamo preso la spada, magari otterremo, che ne so, tipo o le bombe o le frecce. Vediamo. Allora, qui direi di partire così. Dobbiamo salire e spostare quel masso. Ok, penso di poterci arrivare. Sì, perfetto. Qui per il momento tutto a posto. Dobbiamo ancora trovare la mappa, tra l'altro. Eccoci qua. Teleport, infatti, mi mancava. Bene. Meraviglioso. Siamo solo all'inizio. Allora, qui dobbiamo ricordarci che c'è una chiave da inserire, ma probabilmente torneremo qua dopo aver risolto qualche mistero da questa parte qui. Intanto memorizzo, che sennò è una cosa che potrei dimenticarmi. Piastrella volante, compegno, vediamo. Un'enigmatica piastrella che attacca chiunque si avvicini. Se ci sali sopra puoi volare per qualche... Bella! Vabbè, in realtà potrebbe tornarci utile quando andremo eventualmente a saltare ostacoli. Di rupi e quant'altro, immagino. Ah, attenzione perché... Se non la si memorizzava... Prima che... Ma si siano distrutte tutte? Non lo so. Probabilmente si usciva e si rientrava dalla stanza, respawnavano. Non ne ho idea. Però, meglio prenderla subito nel dubbio. Allora, andiamoci di qua. Tri. Ok. Allora, posso anche buttarmi sulla destra, in realtà, e tenere questo qui. Ok, va bene. Ci mette un bel po' a chiudersi, quindi c'è il tempo. Però prima sconfiggiamo i pipistrelli, pipistrelli. Vai così. Bella lì. Li togliamo tutti perché sennò mi rompono le scatole. E... Che cacchio faccio? Sbagliato? Scusa. Perfetto. Mi avvicino un pochettino, se non altro. Poi... Ah, cacchio, forse non faccio il tempo. O forse sì, che faccio il tempo, let's go. Non avevo pensato al fatto che c'era il tappeto mobile. Bene. E qua si conclude questa prima parte. E abbiamo anche la chiave. Molto bene. I vasi vanno rotti e c'è una mela. E un'uvetta. Vai! Spero questa volta di riuscire a prendere tutto senza bisogno di dover tornare indietro, come ho fatto la scorsa volta, Mi impegnerò per riuscirci. Vai! Oh! Ah! Memorizzabile. Statua di serpente. Questa statua ha la testa sollevata e la coda raccolta. I suoi occhi freddi scrutano incessantemente l'orizzonte. Ma... Servono qualcosa? Beh, forse per saltarci sopra. Al posto di quella pianta. Mi sembra più o meno della stessa altezza. Allora, qui abbiamo nemici. Diamo fuoco agli insetti. Contro il coleottero il fuoco è super efficace in teoria. Che burlone che sono.
Che attacco hanno? Strano. Vabbè. Hai memorizzato la Tarmantula. Questi mostri insetto partono alla carica quando avvistano il nemico. Sono molto veloci, ma non sanno frenare di colpo. Vabbè. Chi se ne frega, non sanno frenare, no? L'importante è che colpiscano il nemico. Bene. Ok, lì c'è una porta che è la porta principale, sommersa dalla sabbia. Mi sa che lì ci torneremo un bel po' dopo, allora. Qui è tutto chiuso? Sembra di sì. È una stanza chiusa, ma c'è quel coso di sabbia. Quel quadratino di sabbia. Non vorrei... Bah. Usare tipo una talpa da qualche altra parte, in qualche altra stanza, per raggiungere quel punto lì. Sembra un po' improbabile, però magari... Lo scopriremo. Adesso di sicuro da lì si poteva fare granché. Vediamo un attimo... Cosa invece possiamo fare dal di qua. Allora, indubbiamente posso rompere, devo rompere quella roba lì. E quindi per farlo... No. Cosa può arrivare di là? Questo? No, perché non attacca le... Ah beh, giusto. Dicevo, non attacca le casse. Non sono dei nemici. O meglio, per me lo sono, ma... Quello è un altro discorso. Ok. Oh. Oh. Vediamo come si comporta questo insetto. Sta pigliando solo grandi schiaffi per il momento. Va bene. Ho un'idea però. Vabbè, intanto è caduto. Qui ci vuole la talpina. Non li chiamerò mai con i loro nomi ufficiali perché è impossibile, dai. Me li ricordo. Non ci provo neanche. Uovo dorato. Numero 2. Che abbiamo detto servono per... praticamente creare delle cose, delle ricette e via andare. Allora, qui come ce la giochiamo? C'è qualche nemico abbastanza potente che può resistere ai loro attacchi? Posso evitare? Giù però. Ok. Questo mostro qui, mostro tra virgolette, questa pianticina, è sempre una garanzia comunque, fortissimo. Ah, carambudillo, livello 2. Mostri che rotolano con grande slancio contro i nemici, sono talmente veloci che le buche non li fermano, infatti prima l'abbiamo visto. Ma nulla possono. Contro il mio bocciolo, come si chiama. Via, qui ho preso tutto? Spero. Andiamo giù. La mappa cosa dice? Non c'è nessuno scrigno a vista. Bivio. Ok. Cerca due tributi distinti. Li troverai grazie agli indizi su questo piano. Andiamo prima di qua. Andiamo di qua. Oh. Salve. Pensavo facesse male il fuoco, invece nemmeno troppo. Cioè, non dà fuoco questa fiamma, è una fiamma tipo spettrale. Ok. Piace il mio attacco? Ah, proviamo giusto. La new entry. Ci sono anche le mummie. Wow. Molto veloce. Sia il drillo che questo nemico qua. In realtà. Oh, ecco, infatti dicevo, che cacchio è? Memorizziamolo. Ah, un pu.
Questi spettri maligni spargono fiamme dalle loro lanterne, se messi alle strette fungono attraversando le pareti. I Pooh li conosciamo già. Almeno io li ho visti su Tears of the Kingdom, però non erano proprio così in realtà. Delle fiammelle sì, ma non dei tizi con la lanterna in mano. Oh, mappa. Oh, ok. Adesso apriamo e vediamo quanto è grande. Forse qui c'è un'uscita. Qui, ok. Piano 1 è dove c'è, esatto, la porta principale, che è quella che condurrà sicuramente al boss. Lì abbiamo detto lo scrigno, di qua ancora non ci siamo andati. Ok. Qui c'è quell'enigma. Prima andiamo di qua. Proverò a fare il più velocemente possibile perché... insomma, potrebbe essere lungo, però pazienza. Comunque lo voglio finire oggi il dungeon, quindi se anche durerà un'ora, pazienza l'episodio. Ah! Ah! Ah, lo dico io. Quello deve essere Link, ma dove sta andando? Sacrario Gerudo nel nulla. Perfetto, infatti mi mancava questa parte del nulla. Che quando siamo entrati eravamo già dentro al sacrario. Dunque, saliamo. Direi che così potremmo andare bene. Dovrebbe andare bene. Facciamo con il trampolino, così. Ho sbagliato. Facciamo... ci arriva anche... sì, dovendo fare un salto un po' più lungo. Rupie. Ok, vabbè. La zona esterna. Lì sopra c'era un forziere. Ma credo che appunto dovremmo salire. Salve. Giù di sotto. No? Giù di sotto, ho detto. Qui abbiamo i piragna. Delle sabbie. Vediamo se riesce a colpirli. Se fa un po' di fatica, però ce la fa in effetti. Uno ha già sconfitto. Meraviglioso. Voglio utilizzare ogni tanto anche la modalità spadaccina, però ci andrei piano perché qua ci sarà sicuramente un boss e non so quanto modo avremo di recuperare l'energia, quindi meglio stare calmi da questo punto di vista. Bene. No, me l'ha spinto addosso, ma che sfortuna. Comunque, abbiamo sempre il nostro letto, quindi energia inesauribile. Ho sbagliato. Non so perché ho schiacciato su. Tanto riprendiamo subito il frammento. Ok. Ah. Rimane comunque un po' in alto, quindi così. Grazie. Bene. Qui c'è qualcosa? Sembra di no. Allora andiamo di qua. Ho visto la scala. Devo girare dall'altra parte. Ho visto l'altro pezzo della scala. Visto. Eccolo. Stiamo cercando degli indizi. Sicuramente bisogna posizionare qualcosa su quei piedistalli. Però questo qualcosa non penso che ce l'abbiamo già. Se no uno va a caso e trova la soluzione, no? Sembrerebbe un po' strano. Oh oh, occhio, perché questo qui... se ci colpisce, ci butta di sotto. Ci sono buone possibilità. Sì, sì, vieni, vieni. Vieni, amico Fritz. Addio, Rupia, però pazienza. Preferisco la vita. No, dicevo che continuava a colpirlo. A fare un muro qua. Maledetto.
Ok. Poi recupereremo vita. No worries. Sabbie mobili. Ah, aspetta. Mi sa che se ci rimaniamo troppo sopra affondiamo, eh. Abbiamo questo. Non potevano fare in modo che si togliesse in automatico quando pigiavi su un altro. Vabbè. Sì. Oh, ho speso un sacco di rupie, ok? Adesso le voglio sfruttare, maledizione. Questo va giù. Ok. Però io devo salire. Quindi saliamo dal di qua. Facciamo così. Magari. Sì, ne ho un altro. E quindi facciamo come prima. Ok. Bella lì. Addirittura un teleport. Ok. Probabilmente per tornare velocemente, però. Cioè, non probabilmente. Sicuramente per tornare. Però perché dovrebbe servirmi tornare qui? Oh, occhio. Credo di aver spinto un nemico di sotto. Bene così. Cosa esce da qua? Brutta roba. Mio Dio, quanto l'ha tolto. Oh, se mi colpisce un'altra volta, bicciotta. Scappa, scappa. Scappa. Santi numi. Qualcuno ho sconfitto, credo. Ah no, me l'hanno sconfitto. È pericoloso quel cacchio di insetto che sembrava innocuo in realtà. Cioè, quando l'avevo usato io sembrava facesse schifo. Mio... No, no, no! Ops. Ho buggato il gioco. Quasi. Allora, prima di fare stupidaggine, già le stavo per fare. Facciamo così. Adesso, cosa può fare un insetto contro un'armatura così potente? Forza! Dai, quanto ci mette a colpirlo? Mamma mia, ragazzi, però. Sono veramente lenti. Tutti i mostri, un po' tutti. Quasi tutti. Questo che indietreggia invece che lanciare la lancia. Lanciala! La lancia. Oh, cioè, un attacco ogni 6 mesi. Cioè, talmente impaurito che indietreggia e basta. E non riesce nemmeno ad attaccare una volta, tipo. Ma io, veramente allucinante sta cosa. Capito ripararsi dai danni, però ogni tanto fare qualcosa non sarebbe male. Perché ci sto mettendo 16 anni per sconfiggere sto nemico? Ma ti vuoi togliere? Ma guarda quanto toglie a proposito di togliere. Bah, follia, veramente follia allucinante. Sicuro ci sono dei metodi migliori per sconfiggere alcuni nemici, soltanto che io sono un po' impedito ancora e quindi farò del mio meglio, ma... Non pensavo di doverci mettere così tanto. Per sconfiggere un nemico del genere. Anche perché, ripeto, quando l'ho utilizzato io sembrava letteralmente fosse uno schifo. E sicuramente quando lo utilizzerò io sarà così. Fidatevi. Allora. Oh! La nostra meritata ricompensa dopo 6 minuti di combattimento contro un insetto. Pietra di mostro. Bene. Allora, qui c'è un ingresso da qualche parte. Però chiaramente prima dobbiamo andare a destra. Non so se c'è il danno da caduta, proviamo. No, non credo ci sia. Credo di no. Occhio qui.
Oh, Scorpion. Sono qua i nemici, eh. Vai, vai, tranciali. Oh, così mi piaci. Bravissimo. Brava piantina. Entriamo un attimo. Diamo giusto un'occhiata per vedere dove siamo. Oh, ok, qui dopo allora. Forse sono saltato un po' troppo allegramente. Non riesco a prendere il pesce. Sono tiravo di sotto. Ok. Via, hai fatto il tuo lavoro. Sparisci. Sembro crudele, ma non lo sono in realtà. È solo perché... Così. Mi piace giocare. Ok. E di nuovo. Farò lo stesso trick di prima, solito. Ormai mi viene così. Che ti devo dire? Che vi devo dire, anzi. Ah. Oh. Interessante. Vabbè. No, ho sbagliato. Maledetto Shadow. Ok. Ah no, però adesso se tolgo quello, giustamente vado in giù di nuovo di uno. Vedete? Cioè, mi perdo in queste cose qui stupide. Mi perdo in queste cose stupide. Io non so perché. Ciderboli. Allora, rifacciamo con calma. Non c'è fretta, però... Insomma, non c'è fretta, però... Insomma, avete capito. Allora, facciamo così. Magari è più semplice. Ok. Non era quello che volevo fare, ma... Vabbè. God. Però non siamo ancora saliti in cima. Ma c'è qualcosa qui? Perché non vedo nemmeno un... Niente, un forziere. Vediamo. Adesso questo mi crolla. Ups. Allora, no, in realtà va bene così. Perché adesso andremo a creare questo. 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 E questo. Oh, mio Dio. Queste cose qui ce la posso fare. Prima o poi, con un po' di pazienza... Non li sopporto questi, ok? Li volevo spazzar via. Tanto sono sempre i soliti, quindi non penso di doverli memorizzare in questo caso. A meno che non siano quelli di livello 2, tipo, ma no. Ah, ok. Il tornado mi spinge anche a me sopra. Tornando, anzi, per la precisione. Allora, ti ho visto. Ok. Curioso di capire cosa ci può essere qua. Apparentemente sembra nulla, ma ovviamente qualcosa ci sarà. Scommetto che è una delle statue da mettere nella stanza di prima. Questa statua ha le ali ripiegate e un becco possente. I suoi occhi acuti scrutano incessantemente l'orizzonte. Ok, ecco perché ci serve il teleport. Non ho voglia di farmela indietro. Ok, quindi una statua l'abbiamo trovata. Sicuramente bisognerà trovarne un'altra. Non penso che sia quella lì del serpente. Si potrebbe anche provare, però. Allora, qui, curioso di capire se mi faccio male. No, non c'è danno da caduta. Penso sia abbastanza confermato. Allora, qui
Io quasi quasi. Oh, furto pipistrelli o i pesciolini addirittura. Ah, questi non fanno nulla, perfetto allora. Scelta obbligata, direi. Dove sono? Ah, salti fuori così? Ma allora. Allora, meglio per noi. Dunque, abbiamo le ciabattine, quindi possiamo correre più veloci. Devo però selezionare già il trampolino, così facciamo prima. Come ho fatto a vivere senza trampolino fino adesso non lo so. Spostiamoci. Ok, lì ci vuole una chiave, ma ancora non ce l'ho, quindi ho fatto bene a far così. Questa è un'altra statua, magari questa serve? Là all'ingresso? Allora, chi ci buttiamo? Vai Bulbo. Di qua però. Ok. Questo tizio qua, l'avevamo visto prima, non credo che dia fuoco alle cose. Non è quel tipo di fuoco lì. Infatti. Ok, un po' me. Peccato perché il fuoco da un nemico faceva comodo. Piuttosto che sì, abbiamo quella fiammettina un po' poco potente. Però vediamo se riusciamo ad uscirne senza farci colpire. Sì. Voleva colpirmi. E invece no. Memorizzo. Statua di gatto. Questa statua ha un simbolo sulla fronte e un dorso arcuato. I suoi occhi volubili scrutano incessantemente l'orizzonte, chiaro. Ah, dai. Questo lo odio con tutto me. Sì, l'avevo già detto l'altra volta, mi pare. Il nemico più odioso che c'è fino a questo momento. Se, non lo so, riuscite a capire un modo veloce per sbarazzarsene, io sono qua, Vediamo il Ghibdo di livello 2 se può fare qualcosa, ma tanto no, sono tutti vulnerabili comunque a questo strillo. O no? Aspetta, non sei immobilizzato, mi sembra. O sbaglio? Forse no, sarebbe un bel colpo. Se così fosse. Diamo un po' di sabbia. Non si sa mai. Non vorrei lasciare scrigni e cose varie. Nada. Qui. Vedo già due scrigni. In più c'è quello nell'altro piano. Quella stanza chiusa. La melina. Grazie. Devo usarli. Questi ingredienti non posso tenerli così. Cioè è uno spreco. Oh oh. Dacci la nuova abilità. Ci darà l'arco, ragazzi. Ci darà l'arco. Mamma mia che Zelda. Quella. Ok, allora, come ce la giochiamo qua? Boh. Lui ci spara frecce, questo è evidente e mi colpisce anche. Bravo. Nulla da dire. Più che altro faccio fatica ad avvicinarmi se scappa così tanto. Potrei provare a chiuderlo, magari con qualche riccio. Facciamo così. Ah beh, ok, sì, c'è il nemico che poi lo distrae, però, insomma. Bella lì. Posso anche trasformarmi, sì sì, assolutamente, ma sicuro avrà una seconda fase, quindi vorrei tenere eventualmente la trasformazione per dopo. Qui non è complesso, si tratta solamente di metterci un po'. Ecco, perfetto, appunto. Dai, tira fuori la seconda fase. Ok.
Basta. Seconda fase. Bene. Preso. Sì, sì, adesso attivo assolutamente la modalità spadaccino. Chissà se è più resistente Titanus o questi Porce... come che dia? Porceblin. Forse l'armatura. Titanus, vai. Sei possente. Ok, via uno. Ah, è andato. Bene. Sì, andavo distratto prima, eh. Cioè, andare così faccia a faccia mentre ti sta puntando, tirando le frecce, non è molto saggio. Ah, però giusto, che stupido. Potevo alzare lo scudo. Lo scudo ce l'avevamo già, eh. Vabbè, amen. Mi sono preso un po' di frecce in faccia. Proprio come era capitato a Fascette e alla gente del castello, anche Link pare essere stato imprigionato nel mondo del nulla e sostituito da un impostore. Credo che richiudendo questo squalcio potremo liberarlo, o almeno lo spero. Troppo presto per Link. Deduco. Non lo so, eh. Deduco, immagino. L'arco del potere. Ora puoi usarlo premendo X quando sei in modalità spadaccina. Ok, quindi condivide la modalità spadaccina, cosa abbastanza scontata in effetti. Bevini. Allora, controlliamo perché qua potrebbero esserci... ho sbagliato, in realtà. Dei cuoricini, esatto. Che andremo a prendere. Bella lì. Ditemi come voi avete sconfitto Link. Così. Giusto per conoscere anche le vostre strategie. Allora, lì abbiamo dello schifo da rimuovere con la trasformazione. E qua dei ragnetti. Siete forti? Vediamo. Aia. No, non sono forti. Zoro Zoro, compendio. Questi piccoli mostri simili a insetti non sono molto potenti, ma contano sulla forza dei loro sciami. Infatti immaginavo. E... ah, si può memorizzare anche quello. Ok, non me ne sono accorto. Mi è venuta in mente una cosa. La proviamo. Non l'abbiamo ancora usata la mattonella volante. E tra l'altro la mattonella volante, adesso che ci penso, è l'oggetto che aveva richiesto... ups. Dentaccio, maledetti. Quell'oggetto che ci ha richiesto la tizia là all'oasi. No, non dovevo romperla, ho sbagliato. Aspetta, vediamo se si può far respawnare. Pensavo si fermasse prima, in realtà, però no. Dimmi che ti ripristini. Bravissimo. Così mi piace. Così devi essere. Allora, facciamo una cosa. Onde evitare di fare altri casini. Letto. Non di qua. Grazie. Ok. No. Non possono scendere perché mi sono messo io davanti, giustamente. Non lo facciamo così. Oddio, il letto prende fuoco. Non avevo pensato a questo piccolo dettaglio. Tana di Zoro Zoro, una colonna di sabbia che generano Zoro Zoro. Questi continueranno ad uscire finché non vi è distrutta. Beh, così già è accettabile, perché da soli non sono molto forti. Cioè, evocandoli uno alla volta, intendo. Non ha molto senso. Ok. Dai, non ti puoi far sconfiggere da questo, però, eh. Andiamo, su. Si fa sconfiggere perché non è abbastanza veloce, ma io dico che è buono. No, allucinante. Allora, modalità freccia. Arciera. Beh, è sempre la modalità spadaccina. X, vero? Sì. Ok, via, toglila. Non ne voglio consumare troppo. Anche perché il boss vero ancora non è arrivato, eh. Ecco, qui potevo utilizzare la mattonella, in effetti. Sì. Vabbè, va bene anche così. Tanto l'importante è arrivare di là. Allora, cosa mi serve fare così? Perché torno indietro. Dovrò tornare indietro allora, forse. Quando avrò finito qua. It's very possible. Ok. C'è un forziere laggiù. Mi sembra abbastanza chiaro che cosa dobbiamo fare.
Ok. Qui è già un po' più pericoloso, ma non troppo. Perfetto. Ah, questa è l'altra statua. Ok, le abbiamo tutte e due. Penso, oppure potremmo anche essere il gatto. O il serpente. Questa statua ha una lunga proboscide e zanne lucide. I suoi occhi placidi scrutano incessantemente l'orizzonte, se posso trovare. Quindi queste statue qui poi, conti fatti, non ci serviranno più a nulla. Sono tutte della stessa altezza, quindi sono un po' una ripetizione. Allora, saliamo. Esatto, e torniamo indietro. Ma aspetta. Mi conviene usare questo. Perché dobbiamo tornare dove? Qua. Allora, fermi tutti. Non ha assolutamente alcun senso tornare indietro da qui, credo. Perché qua abbiamo preso tutto. Io andrei qui. Là sulla destra c'è una chiave. Non mi ricordo se l'abbiamo presa la chiave. Sono sincero. Adesso ci guardo nell'inventario. Mi sa di no, però. Allora. Non so dove dovrebbe apparire. Probabilmente qui. Ok. Vabbè. E... ah, giusto, devo anche andare a destra qui. Allora, proviamo le statue. Però mi dice che mi dovrebbero dare degli indizi. E non ho ricevuto alcun indizio, in realtà. O sbaglio. Infatti non è questo. Questa si è accesa. Ok. Faccio l'ultima prova, poi andiamo a destra, perché forse... potrebbe essere di là. Ok. No, niente. Potrebbe essere di qua l'altra. Visto che ha detto che le troveremo su questo piano. Troveremo su questo piano gli indizi. Però qual è l'indizio? Cioè, perché abbiamo messo quella? Sono andato a tentativi io e basta. Vabbè. Poco male, comunque. L'importante è aver capito. Ah, quello forse è l'indizio. Qui. Vabbè, va bene anche lì, ok. Però questo qua è un po' più impellente. La gemma. È stato sconfitto quel mostro, quella talpa? O no? Sì. Penso di sì. Tornando è sempre in prima posizione perché lo spam in continuazione. Fa anche rima. Si erge in silenzio nel sacrario. È blu con grandi zanne e un naso importante. Ok. Bene. Questo era l'indizio. Sì. Ripeto. Uno una volta che ha le statue... prova e basta. Però adesso il discorso è dove andiamo? Dov'è che dobbiamo andare noi adesso? Non ne sono sicuro per nulla. Allora, di qua siamo andati. Abbiamo inseguito Link. Proviamo un attimo a rientrare. Aspetta. Qua abbiamo seguito Link e poi abbiamo trovato la statua qua su, giusto? Sì. Quindi non penso che l'altra statua sarà di qua. Non credo proprio. Però dove si va a questo punto? Qui è chiuso. Non c'è via che ci consente di entrare. Prima eravamo di qua, poi ho preso il teleport per tornare indietro. Dovevo forse fare la strada normale? Dovevo forse tornare di qua per vedere se posso aprire la chiave? La porta con la chiave? Mi sembra di averla raccolta una chiave, però non sono sicuro adesso che ci penso. Andiamo a vedere. Allora,
Ma possibile che poi le chiavi non te le segnino? Mi sembra strano. Cioè, non ci sono qua. Sì, l'abbiamo trovata la chiave, ok. Mi ricordavo in mezzo a tutte le altre cose che abbiamo fatto. Però perché non le segnano? Cioè, nell'inventario potevano metterle. Vabbè. Comunque, bando alle ciance che siamo già a 40 minuti. E dobbiamo ancora recuperare a quanto pare una statua. E spero che sia qua. Qui so già cosa fare. Aspetta un attimo. Non so se è il metodo migliore, ma di sicuro è efficace. Quindi quella si è spostata in giù e questa probabilmente andrà ad accendere gli altri due. Uno solo. Ah beh, questo lo accendo io. A posto. Ok. Riposa le ali in cima a una torre. Ha occhi astuti e un becco robusto. In cima a una torre. Dov'è il nostro compendio? Eccolo qua. E questo non l'ho provato. Non ci voglio credere. Ho provato il serpente e il gatto, non ho provato quello. Se no avremmo già fatto senza l'indizio, vabbè. Diciamo che così è più corretto, via. Però poteva essere skippata quella parte lì. Ma che senso ha, scusa, darti l'indizio dopo che hai già raccolto la statua? Uno se passava di qui provava e basta. Quindi abbiamo detto questo funzionava, che si illuminava, esatto. E a questo punto l'altro sarà il falco. Non l'ho visto perché era in posizione più in fondo, ok. Va bene. Meglio tardi che mai, comunque ci siamo. Tappiamo ed esce la sabbia. Ah, dall'altra stanza, ok. Dove c'è la porta? Molto bene. Quindi tra le cose che abbiamo visto sulla mappa è rimasto quel forziere là in quella stanzetta che non so come si fa. Magari adesso che la sabbia è scesa, forse c'è il buco, posso spostare il forziere dentro il buco e poi prenderlo da qualche parte e raccoglierlo. Buh. Questo, ok, ci andremo adesso. Sì, è rimasto questo. Per il momento io vado di qua. Ah, ferro, ok, questa volta è normale. Non c'è bisogno di tri. Voilà. Aspetta, così gli dà un giro diverso? Sì, sembra di sì. Non mi ricordo, vediamo. Ok. Bella lì. E abbiamo la chiave gigante. Vai. Poi, di qua. Mi sembra, sì, sia rimasto solamente quel forziere lì. Adesso provo ad andare a vedere giusto per capire se la sabbia si è abbassata. Altrimenti non saprei come arrivarci, onestamente, non ho idee. Ecco. No, la sabbia non si è abbassata. Io posso solamente fare così con tre e basta, fine. Oppure, chiaramente, anche da più indietro. Ah, però comunque non c'è regole. Così. Non va comunque giù. E di là le evocazioni non si possono mandare, giusto? Giusto. E il ragno chiaramente neanche a provarci. Ok, boh, non lo so. Per il momento io me ne vado di qua, ragazzi. Probabilmente questa sarà l'ultima stanza. Quella con il boss, quindi non lo so. Non lo so come prende quello scrigno. Ammetto che
Non ho idee. Però tranquilli, perché qua sappiamo che ci si potrà tornare. Quindi se mi verrà in mente qualcosa o se me lo suggerirete voi, tornerò senza alcun problema. Andiamo. Questa è la stanza del boss. Vediamo chi è. Il mostro delle sabbie. Il talpon delle sabbie. Talpogrifo. Ok. Come ci dobbiamo comportare? Intanto schivando quelle cose lì. Allora, abbiamo anche la nostra bellissima trasformazione, però non è il caso adesso, credo. Non lo immaginavo. Questi gli fanno il solletico, probabilmente, però almeno volano, perché gli altri non sono sicuro. Vediamo un attimo. Sì. Un po' di danno glielo fa, ma un poco. Oh. Ma non posso tenere premuto... Ok. Non posso fare l'attacco roteante, perché probabilmente per quello bisogna potenziare la spada. Credo di sì. Ok. Onesto, vabbè, ci sta. Possiamo anche tirare le frecce, però per il momento non mi serve, almeno credo. Qualcuno di più possente qui? Però lui... Così, solo lui possiamo evocare. Ok, questo gli ha fatto un bel danno. Fase 2. Non affondiamo, mi dispiace per te. Ho le scarpe. Grandi scarpe. Oh mio Dio, però. Senza, insomma, impantanandosi sarebbe stato decisamente molto più pericoloso, però lui cade. Vabbè. Adesso fa gli attacchi. Fa quegli attacchi lì. Allora. Pesciolino. Se facessi così? Cavolo però. Sul tornado poi non funziona, quindi devo comunque attirare la sua attenzione con altri mostrini. Almeno lui lancia i tornadi contro di loro e nel frattempo sì, poi posso provare a colpirlo con le frecce. Ogni tanto ho visto che appaiono, esatto, questi frammentini qui. Non so, non ho la minima idea se mi posso parare da quei colpi di sabbia. Via. Anche perché ho finito. Adesso... Sarà da dire. Non vedo altri possibili candidati a... O meglio, sì, se evoco qui forse un colpo glielo tiro anche più di uno, però un po' problematico. Questi non rotolano, giustamente. Via, via, via. Qua. Accidenti, no, ho sbagliato il timing qui. Maledizione. Mettermi i pesci. Almeno si possono muovere, se non altro. Un pochetto. Perché poi vanno sulla sabbia. Ah beh no, ok. Si possono muovere anche qui. No. O rimangono impattati. No, qui no. Però stando sotto praticamente non li riesce a colpire. Beh. Non è un'ottima tattica. Non è malaccio questa tattica. Ho detto il contrario. Non è un'ottima tattica. È un'ottima tattica, voglio dire.
Ok, fine. Purtroppo siamo limitati. Quando vola si potrebbero anche mandare i pipistrelli. E che tanto tra pochissimo scende, quindi boh. Vai. Anzi, andate. Questo mio. Vai, vai. È lunga più che altro come battaglia. Adesso a me, vi dico la verità, non mi vengono in mente altri metodi. Probabilmente si potrebbe anche studiare qualcosa di fatto meglio. Però, boh. Più che fare questo, non saprei come altro farlo. Stiamo aspettando quei cacchi di frammentini. E ne danno pochi col contagocce. Ok, ci siamo, let's go. Uff, siamo quasi a un'ora. E vabbè, me lo aspettavo che era lungo, quindi non ci sono problemi. Fatemi sapere con un commento qua sotto se questi dungeon li preferite in due parti da 30 minuti a 30 minuti, oppure magari anche un episodio da un'ora. Non lo so, io credo che sia meglio lasciare tutto insieme per dare continuità. Sono aperto a tutto. Ecco gli amici di Tri. Quindi si andrà a potenziare, presumibilmente. Dovrebbe salire. Ne sono tanti, eh. Non sono i 5-6 che abbiamo preso l'altra volta. Nel piccolo squarcio. Quindi salendo dovrebbe aumentare di uno poi lo slot, gli slot. E questo intanto si chiude. Le Gerudo saranno fiere di noi. La matriarca pure. I miei amici hanno condiviso con me il loro potere. Vediamo di quanto se le amo. Onestissimo. Alla fine di ogni squarcio, secondo me, va a salire di un livello lui. Credi che sì, ora posso fare... Credo. Ora puoi ricreare repliche a distanza. Tieni premuto Y per caricare energia e ricreare repliche lontano da te. Cinque frammenti, va bene. Avete capito cosa sto pensando, vero? Siamo telepatici. Ho parlato con i miei amici mentre stavamo richiudendo lo squarcio. Quel mostro ha catturato anche loro, non era mai successo una cosa del genere. Ma ora che tu l'hai sconfitto, Zelda, sono potuti tornare al lavoro. Non abbiamo altro da fare in questa parte del mondo del nulla. Torniamo nel mondo normale. Non penso però adesso di poter tornare indietro. Qui è chiuso e i teleport sono bloccati. Però, ripeto, telepatia, scrivetemi con un commento a cosa sto pensando. Sicuramente faremo tappa alla cittadella. Tutti si congratuleranno con noi e ci daranno una bella ricompensa. Non lo so, questo non... Zelda! Sembra che adesso siano scomparsi tutti gli squarci, non solo quello del sacrario. Ce l'hai fatta, Zelda. Tutta la cittadella è in attesa del tuo ritorno. Andiamocene subito. Andiamoci subito, in realtà, però. Poteva andar bene anche andiamocene. Festeggiamo la scomparsa degli squarci, offro io. Ma verrai ancora da me a chiedermi un prestito per saldare il conto, vero? E poi ho visto l'ombra di una soldata che emergeva dalle tenebre. Sembra che si siano dimenticate tutte che è l'ora dell'addestramento. Ma dopotutto è un giorno di festa. Finalmente siamo libere dagli squarci. Chiudere un occhio oggi è il minimo che possiamo fare. Sono tutte di umore eccellente. Proprio così. Zelda, lascia che ti rinnovi il mio apprezzamento e la mia gratitudine per averci aiutate. Anch'io ti sono grata dal profondo del cuore. Sei stata tu a spronare tutte all'azione, Zelda, sì. E devo ringraziare anche te, Donna.
La tua determinazione e il tuo amore per il popolo Gerudo hanno salvato la cittadella. Mamma, sei cresciuta molto. Sono certa che tu sia già in grado di guidare le Gerudo. Come? Ma io, ecco, ho ancora tanto da imparare. Però sentirtelo dire mi ha resa felice, mamma. Zelda, hai intenzione di continuare a viaggiare per richiudere gli squarci, vero? Io pregherò per il tuo successo. Dacci una ricompensina, dai. Un fulmine, un bel tridente, no? Quindi tuo padre non era nemmeno qui. Rimane ancora uno squarcio. Si trova molto a est di qui, in un luogo pieno d'acqua. Andiamo a richiudere anche quello squarcio. E questa l'abbiamo portata a casa. Molto bene, amici. Quindi nel prossimo episodio di The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, beh, inizieremo la camminata verso la prossima destinazione, il prossimo grande squarcio. Ma dove si passerà? Qua da nord? Dal di qua? Non ne ho idea. Lo scopriremo insieme.